Buongiorno amici, mi sono alzata da poco dal letto, sì, infatti guardate in che condizioni sono e avete visto anche in che condizioni è la casa. Oggi che sono a casa da lavoro, oggi è sabato, avrei tempo di sistemarla e invece no, perché ho 8.000 cose da dover fare, però oggi vi porto insieme a me a fare le camminazioni a Rimini e a prendere dal magazzino i panda ovo. Se mi seguite sui social, se seguite il mio profilo Instagram, spesso e volentieri vi parlo di questa associazione di volontariato di cui io, Simo e anche no nostri altri amici facciamo parte. Ve ne ho già parlato, comunque anche nell'ultimo vlog degli amici del Panda, e abbiamo costituito questa associazione di volontariato al ricordo di un nostro caro amico che purtroppo è scomparso per il tumore al pancreas. E quindi abbiamo deciso di fondare questa associazione per ricordare Francesco e anche per fare informazione, divulgazione, sensibilizzazione contro questa malattia. Ci appoggiamo anche ad un altro DV più grande di noi, più forte, più potente. E quindi cerchiamo di creare anche degli eventi per poter avere poi dei ricavi da donare alla ricerca. E per Pasqua abbiamo deciso di fare questo uovo di Pasqua, etico, plastic free. Comunque trovate tutte le informazioni sia sulla pagina Instagram che Facebook, gli amici del Panda. Quindi dopo devo andare nel nostro magazzino a ritirare le uova da distribuire alle persone che hanno deciso appunto di acquistarlo. E poi oggi pomeriggio, sempre con il gruppo degli amici del Panda, vi porto a fare la camminazione, come l'aveva rinominata Francesco. È in pratica una camminata più o meno di 8 km che si svolge a Rimini e che fa tutto il pezzo del lungomare. Questa è la colazione di stamattina, i miei immancabili mirtilli. Ah, tra l'altro dei mirtilli, dopo vi faccio vedere, ho comprato le piantine, voglio provare a coltivarmi le piantine di mirtilli. Delle fette di pane tostato, questo pane l'abbiamo preso in un negozietto bio a Rimini ed è delizioso. Ha tutte le farine, vedete, non raffinate, poi dentro ha i fichi, le o mandorle o nocciole, non mi ricordo. Tra l'altro, cioè, due fettine di quello riempiono tantissimo. Il mio yogurtino bianco con i probiotici e i semi di, non mi ricordo mai, non sono semi di, sì, semi di girasole. E vabbè, il burro d'arachidi ovviamente da mettere sopra il pane. Buona colazione! Adesso faccio una magia. Voilà! Avete visto che magia, ragazzi? L'ultimo pezzettino di magia poi la farà Simone quando tornerà a casa dal lavoro e infilerà quel pezzo di piumone sotto il materasso. Già ho azzardato io a infilare quel pezzo lì perché saltano le unghie. Allora, mi sono data una veloce sistemata al viso, ho applicato semplicemente un po' di correttore qui nella zona del contorno occhi e soprattutto da questo lato per coprire il mio solito angioma, ormai sapete tutti, e ho utilizzato il mio correttore preferito in assoluto degli ultimi tempi, che è questo qua di Armani. Poi ho messo un po' di mascara e ho messo un mascara che mi sta piacendo davvero tanto, questo mi è stato inviato marrone, questo mascara qua di Yves Saint Laurent. Allora, la differenza, cioè, è quasi minima, nel senso che non lo notate se una persona ha un mascara nero o marrone, o perlomeno non lo notate subito così di primo impatto, perché la differenza non è così forte, non è così evidente. Però vi assicuro che guardandomi io in questi giorni, che lo sto applicando sempre, mi piace molto di più l'effetto del mascara marrone al posto di quello nero, perché quello nero è molto più strong, dà un effetto diverso nell'occhio. Questo qui marrone, soprattutto per tutti i giorni, per la vita di tutti i giorni, per andare a lavorare, fare le commissioni, la spesa, eccetera, mi piace tantissimo perché è molto più soft. E niente, quindi volevo farvelo vedere. Comunque questo qui è il Lash Clash di Yves Saint Laurent e il marrone è il numero 2. Prima di andare a ritirare le uova, tappo a casa dei miei, dove non filmerò perché mia mamma nei giorni scorsi è andata dal dermatologo a farsi bruciare con il laser alcune macchie del viso e quindi adesso è piena di croste e si vergogna, ovviamente. Poi la capisco, poveretta, non sta neanche uscendo di casa in questi giorni. Finché non le cadranno tutte le croste e si vedranno bene i segni, lei ha deciso di rimanere relegata, segregata in casa. E vabbè.
E il carico delle uova, delle panda uova, l'abbiamo fatto, anzi l'ho fatto. Ci sono delle scatole qui e dietro nel bagagliaio e via, perché oggi si comincia già a distribuirne alcune, perché alcune persone che verranno a fare la camminazione sono anche quelle che hanno comprato il panda uovo. Che bello! Poi, tra l'altro, prima di venire qui a ritirare le uova, mi ero allungata in una gelateria che c'è qui dalle nostre parti per prendere una tortina gelato, perché in questo posto le fanno veramente molto buone. Addirittura, il tipo che ormai mi conosce me le fa anche per me, con i miei gusti, quelli senza lattosio, con il latte di riso, sono buonissime. Solo che oggi sono venuta qui all'ultimo senza chiamarlo, senza scrivergli un messaggio né niente, aprono dalle 15. Ci serve una tortina da portare stasera a casa di un nostro collega che ci ha invitati a cena e tra l'altro ha detto che la cena sarà improntata quasi tutto sul vegano. Solo che mi ha fatto un po' strano perché ci ha mandato un messaggio dove chiedeva a mia moglie: vuole sapere, ma neanche la mozzarella può usare? No. Come sapete, se mi seguite su Instagram, non sono più vegana al 100%. Per delle questioni di salute ho dovuto fare delle scelte, quindi ho reintrodotto nella mia alimentazione pesce e uova, però tutto il resto, tutto quello che rimane di animale, no. Quindi, boh, non lo so, sono un po' timorosa per questa cena, poi vi farò sapere. Mentre aspetto che torni a casa Simo dal lavoro, così pranziamo insieme e poi andiamo a fare le camminazioni, apro con voi l'ordine che ho fatto sul sito di Prozis. Ho preso un po' di integratori e anche delle proteine in polvere vegane, se mi ricordo bene. Perché a volte ordino, presa dalla foga e poi non mi ricordo più di preciso che cosa prendo. Quindi apriamo. Possibilmente senza farmi saltare le unghie. Una cosa che mi piace è che hanno usato lo scotch in carta e non il classico scotch. Ok, allora vediamo che cosa avevo ordinato. Allora, avevo ordinato queste che sì, sono le proteine vegetali al gusto bonbon tipo Ferrero Rocher. Io non sono solita prendere queste cose aromatizzate così perché non mi piacciono tanto le cose che aggiungono per aromatizzare gli alimenti, però una volta ogni tanto voglio provare. Quindi queste qui sono proteine, se mi ricordo bene, di riso, di pisello e non mi ricordo cos'altro. Poi ho preso degli integratori in pastiglie, ho preso lo zinco, poi ho preso anche l'ashwagandha, questa ne darò tanta a Simone così si rilassa un po', no però la uso anch'io e fa molto bene. Poi ho preso la bromelina per il gonfiore delle gambe, siccome io tendo ad avere le gambe sempre un po' gonfie, a volte quando mi metto dei calzetti un po' più stretti mi rimane il segno, bromelina, ho letto che fa molto bene. Poi ho preso anche il coenzima Q10 per l'antinvecchiamento, per la pelle, ma fa bene per tante altre cose. E poi mi sa basta, sì, e loro mi hanno regalato una barrettina, questa sarà a mangiare a Simone. Ed eccoci in camminata! Tutti gli amici del panda, non tutti, però siamo una buona parte degli amici del panda. Qua siamo sul lungomare di Rimini, ci facciamo la nostra bella passeggiata di 8 km. Abbiamo già fatto la nostra foto di rito agli anelli e dopo dopo, se volete vedere, trovate tutte le foto, tutto quello che noi documentiamo sui social. Mi raccomando, seguiteci sulla pagina Instagram e anche Facebook, gli amici del panda. Noi continuiamo a camminare. Non mi ricordo come si chiamino.
figata. Andiamo, andiamo, dobbiamo arrivare là in fondo. Tutto estremo, ma poi vi faccio vedere. Eccoci, guardate che bello questo punto. Siamo nel mare aperto. Qui se non stai attento ti lavi. Mi dispiace che non possiate sentire il profumo del mare. Questa statua a me piace un casino perché è una statua che rappresenta tutte le donne che aspettavano i loro mariti marinai che tornassero dal lavoro del mare, molti dei quali purtroppo non tornavano neanche, quindi bello, un bel messaggio. Allora, siamo tornati da pochissimo a casa dalle camminazioni, mi sono fiondata subito sotto la doccia perché ho fatto una sudata. Ogni volta ho sempre paura di avere freddo e quindi mi metto troppa roba pesante addosso e dopo sbaglio perché poi sudo. Comunque, docciata alla velocità della luce, adesso voglio fare merenda perché dopo 8 km di camminata una merendina ci sta e soprattutto lo stomaco comincia a brontolare. Voglio provare subito queste proteine che ho ordinato su Prozis, che vi ho fatto vedere prima. Quindi adesso mi preparo il mio frullatino e le mie proteine e ci vanno 350 ml di acqua. Sono un po' tanti 350, no? Se tenete sui 300-250. E poi bisogna aggiungere 3 scoop. Voglio fare subito con voi la prova profumo. Ha un buon profumino. Un buon profumino. Adesso lo scoop all'interno non si trova mai. Prendo un cucchiaino perché non mi piace affondare le dita e soprattutto le unghie. Eccolo qua, nella polvere. Primo scoop, si è incollato. Adesso le assaggio e vi faccio sapere. Sto frullando col frullatore immersione. Vale. Allora, devo dire che si sono sciolte benissimo. È rimasto anche... Mamma che profumo! Mamma mia! No, devo assaggiarle subito! Prova assaggio in diretta. Il sapore è buonissimo. Oh, che bello! Finalmente ho trovato delle proteine vegane buone. No, mamma mia. Sono buone. Sono proprio buone. Adesso mi faccio la mia bella merendona. È tantissimo. Io volevo mangiare anche delle gallette al cioccolato, ma non ce la farò. Mi basterà. È tantissimo. Però è buono. Molto buono. Meno male. Ore 23:52. Guardate la mia faccia. Sono distrutta. Siamo tornati a casa da neanche 5 minuti. La serata è andata bene. Alla fine questa cena che un pochettino temevo è andata bene perché è stata una cena fondamentalmente a base di torta salata, pinsa, verdure, hanno fatto anche l'hummus, quindi sono stati molto carini perché hanno pensato molto anche a me, solo che io arrivo a una certa ora, comincio a non capire più niente, ragazzi, cioè non ho più il fisico di una volta. 11:30, io comincio a guardare la gente così e a dire, chi siete? Dove sono? Letto? Dov'è il letto? Quindi niente, adesso mi vado a struccare, mi vado a lavare i denti, mi infilo il pigiamone
e mi butto nel letto, anche perché domani mattina la sveglia comunque suona allo stesso prestino, anche se è domenica, perché vado a lavorare. Quindi io vi mando un grosso bacio, spero che questo video vlog vi sia piaciuto e vi aspetto qui con altri nuovi video, sia vlog che video recensioni su prodotti beauty, di cosmesi, eccetera, eccetera, e anche sui miei social, su Instagram e su TikTok. Ciao!